Buongiorno e benvenuti sul sito del progetto Senofia. Il tema della responsabilità sociale è un tema importante per la CISL. Perché ce ne occupiamo? La sostenibilità sociale ed ecologica produce cambiamenti positivi per le persone in tutto il mondo. La rendicontazione di informazioni non finanziarie può essere un passo verso un futuro più verde e più sociale. Tuttavia, la responsabilità per le pratiche commerciali sostenibili sarà efficace solo se i corpi intermedi e la società civile sono coinvolti nel processo di produzione dei report non finanziari. Con questo progetto abbiamo l'obiettivo di offrire le conoscenze necessarie per poter comprendere un report non finanziario e contribuire a definirlo. Il tema della responsabilità sociale, di impresa e territoriale è un tema caro alla CISL. Per questo motivo, l'obbligo alla rendicontazione non finanziaria che deriva dalla direttiva europea, seppure circoscritto ad un numero limitato di imprese, rappresenta una grande opportunità, sia nelle relazioni sindacali interne alle aziende che nelle relazioni fra aziende e comunità locali, dove la CISL svolge da sempre un presidio importante. Che cosa troverai su questo sito? Forniamo risorse analitiche ed educative di libero accesso che saranno un punto di partenza per l'analisi delle informazioni non finanziarie. Le risorse includono strumenti di analisi, un programma di formazione, moduli formativi, materiali didattici e una biblioteca tematica. Le risorse contenute sul sito sono principalmente destinate a rappresentanti sindacali e lavoratori che desiderano imparare ad analizzare i report non finanziari e i formatori che desiderano insegnare come analizzare un report non finanziario. Chi siamo? Senofia è l'acronimo di Curriculum di formazione per analisti di report non finanziari. Siamo una partnership strategica di sei organizzazioni provenienti da Germania, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania e Spagna. Il progetto è finanziato dal programma Erasmus+ dell'Unione Europea e il nostro obiettivo è quello di aiutare le persone ad imparare a leggere e ad analizzare i report non finanziari nel contesto delle relazioni sindacali. La direttiva europea sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario, di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni, prevedeva che la stessa fosse recepita nella legislazione dei paesi europei entro la fine del 2016. A livello europeo la direttiva si applica a circa 6.000 grandi imprese che rappresentano una parte significativa dell'economia europea, con un impatto evidente sulle relazioni industriali, nonché sulla partecipazione dei lavoratori all'interno delle imprese. In Italia, con il decreto legislativo 254 del 2016, informazioni di carattere non finanziario, dal 25 gennaio 2017 è entrata in vigore la suddetta direttiva. Il provvedimento introduce per imprese e gruppi di grandi dimensioni l'obbligo a presentare una dichiarazione non finanziaria che riguarda le informazioni ambientali e sociali relative al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione. Il progetto Senofia ha elaborato il materiale per un corso di formazione destinato agli esperti analisti che si occuperanno dei rendiconti sociali, sindacalisti e non. Il sito in cui ci troviamo è una piattaforma che raccoglie il materiale elaborato nel corso del progetto, ovvero un corso di formazione per analisti sindacalisti di rendiconti sociali. Che cosa offre la piattaforma? Una training room, ovvero una sezione che contiene moduli formativi, una biblioteca, ovvero una raccolta di risorse relativamente alla tematica della responsabilità sociale, e una sezione download da cui è possibile scaricare tutti i materiali. In questo progetto proponiamo tre livelli di formazione che possono essere scelti in base agli interessi, del livello di coinvolgimento e degli obiettivi della persona. Il corso 1 è il corso per il docente della formazione, ovvero un insieme di tutti i moduli della formazione corredati di un manuale del trainer che spiega dettagliatamente come costruire gli incontri della formazione e degli esercizi da usare nella formazione in aula.
In questo caso si consiglia di scaricare l'insieme del materiale che contiene, oltre alle presentazioni, anche il manuale e gli esercizi relativi a ciascun modulo. Il corso 2, il corso per analisti di rendiconti finanziari che vogliono imparare ad analizzare la qualità e i contenuti dei report non finanziari predisposti dalle aziende. In questo caso si consiglia di scaricare i moduli 2, 3, 4 e 9. Corso 3. Per gli utenti che desiderano imparare ad analizzare la qualità e i contenuti dei report non finanziari ed essere in grado di usare i risultati per preparare un report sociale dell'azienda. Per questo si consiglia di scaricare i moduli 2, 3, 4, 9, 10, 11. Buon lavoro!